Siamo lodati Gesù e Maria. Celebriamo con gioia, fratelli e sorelle carissimi, questi giorni dell'ottava di Pasqua, che è un'unica ed ininterrotta festa che ci fa prolungare il nostro sguardo al mistero della risurrezione. Saremo anche aiutati dalla liturgia della Chiesa e dalle sue splendide letture. La prima di oggi è stato il primo annunzio di San Pietro di Gesù risorto a Gerusalemme, il secondo capitolo degli Atti degli Apostoli. Un annuncio molto molto bello e che è improntato su queste coordinate essenziali. Primo, che Gesù di Nazareth, figlio di Dio fatto uomo, aveva accreditato se stesso ed era stato accreditato dal Padre come figlio di Dio durante la vita attraverso le opere e i prodigi compiuti. È stato ucciso a causa dei peccati degli uomini e quel voi l'avete inchiodato alla croce e l'avete ucciso non è semplicemente un j'accuse rivolto alle autorità religiose del tempo, quello rivolto a tutti noi. Dobbiamo essere perfettamente consapevoli di questo. Poi San Pietro ancora insiste sul fatto che risuscitato dai morti il terzo giorno è cosa che è avvenuta, attenzione, perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere, e citando un testo dell'Antico Testamento, la sua carne non vide corruzione. Cioè Gesù è passato per la morte perché ha preso su di sé le conseguenze dei nostri peccati, tutto il male compreso il più estremo, ma il suo corpo non è stato corrotto. La sua risurrezione è avvenuta prima che ci fosse la possibilità di inizio del processo di corruzione del corpo. Cosa ci dice questo? Purtroppo che la corruzione che esiste nel mondo, la corruzione di tutti i tipi, la corruzione morale e materiale di qualunque cosa, è direttamente dipendente dal peccato degli uomini. Questo perché? Perché quando Dio fa una cosa, se Dio crea una cosa, le cose create da Dio escono fuori perfette e imperiture, tutte. Quindi quando qualche cosa si corrompe, degenera, si rovina, il principio della corruzione, della degenerazione è sempre il male prodotto dalle creature. Questo vale anche per noi. Quindi quando vediamo gli anni che crescono, gli capelli che cambiano colore, un po' di nuove che arrivano, dobbiamo purtroppo pensare che a causa del nostro peccato stiamo portando alla corruzione un'opera uscita perfetta dal Signore, senza piangerci troppo, insomma, perché il nostro Signore, grazie a Dio, è risorto, quindi anche la nostra vita sarà perfettamente riscattata nell'altro mondo. Però questo deve farci sempre ricordare bene come stanno le cose, soprattutto quel doppio principio, ecco, che Dio fa tutte le cose dritte, belle, bene e sante, ecco. E purtroppo chi va a fare poi il guastatore, siamo noi, purtroppo. Il Vangelo di oggi. Allora, le donne dopo, San Matteo è il primo che manda questo, dopo che trovano la tomba vuota e ricevono l'annunzio dell'angelo, vedono Gesù risorto. Questa è la prima apparizione, sappiamo essere stata alle donne, dopo quella non nominata dai Vangeli, e alla Madonna. Abbiamo già approfondito nel giorno di Pasqua, attenzione, la sequenza. Prima la risurrezione viene annunciata perché è un fatto di fede, viene poi visto il segno della tomba vuota, a cui bisogna dare una significazione, e poi c'è l'incontro con il Signore, che a quel punto si riconosce come risorto, e c'è il gesto tipico nei confronti di Dio dell'adorazione. Poi Gesù dice un'altra parola, oltre all'annunzio agli apostoli gli dà anche appuntamento in Galilea. Questo è un particolare molto significativo, perché significa che tutto quello che gli apostoli hanno vissuto nei 3 anni di vita pubblica ascoltando Gesù, ora lo devono rileggere alla luce della risurrezione. Quindi è fondamentale questo qui. E questo vale anche per la nostra vita e per la vita cristiana in generale. Infine c'è quello che hanno fatto i soldati. Questo l'abbiamo visto anche nel Vangelo della messa di ieri. Maria di Magdala, cioè, hanno portato via il Signore e non so dove l'abbiano deposto. Quindi i giudei, non volendo quelli dal cuore ostinato piegarsi nemmeno dinanzi al segno della risurrezione, hanno corrotto, di nuovo torna alla corruzione, le guardie per mettere in giro che il corpo di Gesù era stato trafugato
E San Matteo, che scrive chiaramente alla comunità giudaica, quindi sapeva bene queste cose, conclude dicendo che questa diceria si è divulgata fra i giudei fino ad oggi. Ecco, e rimane sempre comunque, nonostante questo, il segno sulla Nuova Gerusalemme, il sepolcro di Gesù è vuoto. Non ci stanno, e non è vuoto semplicemente perché ci stanno più le ossa, vuoto c'è sempre stato. E dinanzi a un sepolcro vuoto, questo è l'annunzio anche di Pasqua, bisogna prendere una posizione, perché se quello è vuoto perché Gesù è uscito vivo dalla morte, vuol dire che Gesù è Dio, se Gesù è Dio vuol dire che bisogna ascoltarlo, vuol dire che tante cose cambiano nella nostra esistenza. Se c'è qualche causa umana per quel sepolcro vuoto, certamente le cose stanno differentemente. È ovvio che la fede divina e cattolica si fonda proprio su quello che ce l'abbiamo in questi giorni. Cristo è davvero risorto. Alleluia. Ecco, sia questa la nostra gioia e sia questa sempre la nostra fede. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì,